vista, ma ti rendi conto di quello che dici? No. E vabbè, dovete stare attenti. Ma mica ho detto che dovete intervistarli uno per uno. Basta rubare qualche immagine dello sbarco, la sofferenza di quelle poveracce, le bestie degli scafisti e cose così. No, semplice, roba da poco. Scusa, ma io che ci vado a fare? In due, meglio. Lui è Fabio, ce lo manda alla redazione. Bella. Un manager Marche di passaggio? Ma ragazzi, che te devo dire? Io faccio il fonico, 10 anni di cinema professionista. Mi chiami sul set e voi i radiomicrofoni e il boom. Come minimo mi devi dare 2 piotte al giorno. Mo è uscita la moda del no budget. Non c'hai i soldi, te chiami il ragazzino appena uscito da scuola. No, perché lo diceva pure il maestro mio, il cinema non è più quello di una volta. Se non c'hai i soldi, il cinema non lo puoi fare. Il cinema non lo puoi fare. E dai, Gesù, che sto scherzando! C'è poco da stare tranquilli. Se ce la vediamo brutta, saliamo e partiamo. Che problema c'è? E se ci vedono loro? Se ci sono dei basisti a terra per copertura? E poi sta dritta a Mario, ma chi gliel'ha data? Non lo so. Però se becchiamo sto sbarco, svoltiamo davvero. Quindi dobbiamo far meno casino. Dobbiamo star zitti. Facciamo i turni. 2 dormono e 1 fa la guardia. Chi comincia? Ragazzi, questo è il nuovo canale tematico del salto. Roba tosta, roba che fa scalpore. Non so se capite. Lo so, è un lavoraccio, però il servizio di lancio del canale deve essere quello più crudo, quello che uno dice cazzo. E quindi? Quindi, domani notte nel litorale sud di Marotta ci sarà uno sbarco di 40 mignotte da Via del Mestiere. Voi dovete essere lì. Io me ne vado. No, no. Tu adesso vai in tenda, ti calmi, ti riposi che la nottata è lunga. Sei sicuro? Mi sono rotto le palle di lavorare gratis. Calma. Ma lo sai quanto ho dovuto sborsare il riformatore, eh? Dovreste ringraziarmi che ci mando voi. La gavetta l'hanno fatta tutti. Dammi almeno qualcosa per le attrezzature. Scusa, Simone, la telecamera di chi è? Mia. Tua. E ti devo pagare il noleggio. Come al solito. Andiamo a rischiare la vita e non abbiamo neanche un rimborso spese. Ma che vita è vita. Su, dai, pensi in avanti. Buoni contatti per venderli a qualche emittente. Poi quelli di Open Studio vanno matti per queste cose. Fidatevi, vi metto a percentuale. Lì sì che saranno bei soldi. Ma sarà. A Bischille, te sto mestiere non lo puoi fare. Oh, sveglia! Dai, su, dai, sei contento, dai! Che c'è? Appena vai a dormire, dai! Oh, ecco, vai! Qua!
Oh, ma che cazzo ci avete tutti stasera? A 30 non se ne parla più, ha detto, come l'altra settimana. Oh, senti, bella. Così perché ci rovina la piazza tutte. E non discorre. Io faccio 25, va bene. Sì, buono, sì. Fa le spendite. Vai. Sono i prezzi. Se non fai niente, no, non lasciare. Sì, se fa su 50. Ma anche, ma cioè, come un buon lavoro di qualità. E poi, paga. Creiamo il cioccolato? Dove cazzo sei stato? A fa colazione al bar, ho preso pure per voi. E quanto tempo fa? 5 minuti, 10. Ma vaffanculo, l'alba me la sono vista tutta io. Il turno tuo chi è che l'ha fatto stanotte? Rompavi come il sasso, rompavi. Che fare in facci? Eh? Chi è che ti ha messo a letto stanotte? Siete due tezzi di cazzo, tutti e due. Far serio. Ma che cazzo dici? Al massimo mi sarò addormentato 2 minuti. Senti, ma qua sbaraccamo o dobbiamo restare? Dobbiamo restare fino a domani. Ragazzi, io di voi mi fido, so che siete bravi e affiatati. E mi raccomando, scoop and go! Sono da poco passate le 5:30 del mattino, quando un gommone di grosse dimensioni, con il suo disperato carico umano di giovani donne, approda qui, su questo tratto di spiaggia nel litorale sotto di noi. Può dirci cosa è successo? Stamattina presto, era ancora scuro, ero malaco, la barca vicino alle boe, a tira su le nasse con le seppie, e mi passa davanti sto gommone neanche a 5 metri. Filava come un matto, gente che urlava, tutte donne. E cosa avete visto esattamente? Le puttane. Sì, perché stavamo qua, no? Avevamo sta dritta del rave sulla spiaggia, e 2 ore in giro, cercate qui, cercate là, e quelli ci hanno visto, forse si hanno pure sparato addosso. Ecco, forse questi remi sono serviti proprio agli scafisti per malmenare le povere ragazze, per accelerare le operazioni o ancor peggio per far tacere le grida di chi provava a ribellarsi ad un destino di schiavitù e violenze. Vedete come le sbarcavano le poverette, con mitra puntato, a calci e schiaffi. E più quelle urlavano, più quelli menavano. Bene, grazie. E noi a un certo punto non sapevamo più che fare. Ma per fortuna alla fine siete riusciti a mettervi in salvo. Sì. Abbiamo qui con noi anche Francesco, che ci ha chiesto espressamente di offrire la sua testimonianza. Ciao Francesco, dici tutto. Niente, ve volevo dire che stamattina alle 5, era nelle 5 perché io a quell'ora porto sempre il cane a fare i bisogni qua giù in mezzo ai sassi, ho visto una fila indiana di donne mezze nude dalla riva fino quassù da cima alla strada. Che schifo! Pareva una processione, la processione del peccato. Ma io dico, non ve vergognate, dovrestelo dal Signore e invece fate sto mercimonio delle sue creature più sublimi. Siete luridi, schifosi. I peggiori poi sono quelli che ci vanno e che poi la domenica mattina vanno a messa. E la sera prima con la loro macchinetta a 2 all'ora per strada, che fanno pure di intralcio al traffico, si fermano a comprare il sesso. Bene, grazie Francesco. Ma il Signore vi giudica, ma il Signore vi vede. Lui vi punirà. La Chiesa è la nostra purificatrice. Grazie Francesco, grazie. Ma il Signore vi vede. Il Signore vi vede. Non dovete temere vostra moglie né il giudizio terreno, ma il suo giudizio. Ringraziamo Francesco e gli altri ospiti per il loro coraggioso intervento. E soprattutto ringraziamo voi telespettatori per averci seguito su Scoop & Go Television. Un saluto dalla vostra Giulia e arrivederci alla prossima puntata.